Buonasera, 48 ore, sciopero della fame. Rosario Romeo. Sì, salve a tutti. Per chi non mi conosce, sempre Rosario Romeo. Siamo abbracciati le tre persone in cui stiamo lottando giornalmente per questa Sicilia. Ringrazio tutti quelli che ci stanno sostenendo al gruppo Disoccupati e Inoccupati, che vengono giornalmente col pensiero e con la mente, ci guidano e anche con il cuore. Grazie pure per le chiamate che ci avete fatto. Grazie per tutta la solidarietà che ci state esprimendo. E con tutti voi e noi tre, che faremo di tutto per far cambiare una cosa positiva per questa Sicilia, uniti vinceremo. Grazie. Mauro. E allora, giovedì 24 aprile, ore 10, giusto? Siamo a due giorni di sciopero della fame e come vedete siamo non in forma, informissimi. Più tempo passa e più diventiamo in forma. Incominciamo con le buone notizie. La prima, oggi abbiamo incontrato tre capigruppi parlamentari, uno dei quali ha detto, non facciamo i nomi perché non è giusto, poi magari lo impareranno ufficialmente martedì. Uno dei quali ha già apposto la firma al disegno di legge e si è impegnato a fare firmare gli altri 10 colleghi del suo gruppo o altri di altri gruppi a lui vicino. Abbiamo incontrato diversi deputati, come avete potuto vedere dai nostri video, e sembrano tutti ben disposti. Abbiamo avuto altri contatti con le segreterie dei gruppi parlamentari e ci assicurano che martedì dovremmo incontrare almeno tre gruppi parlamentari, quindi siamo fiduciosi e devo dire che la cosa sta camminando a una velocità supersonica, speriamo che continui a questa velocità perché non so quanto potremmo resistere il sciopero della fame. Stiamo facendo uno sciopero della fame e questa è una cosa che vorremmo in maniera molto seria e molto, come dire, sentita, dedicare a Marco Pannella, il quale Marco Pannella, dopo aver subito un pesantissimo intervento chirurgico, oggi è uscito come se nulla fosse dall'ospedale dichiarando che continuerà lo sciopero della fame per tutte, diciamo, le ragioni che lui sa dimostrare come è meglio di altri con questo strumento. Noi nel nostro piccolo proviamo a utilizzare questo strumento che ci ha insegnato Marco Pannella per proporre qualcosa di interessante ai 90 deputati della regione siciliana. Penso, spero, ce lo auguriamo tutti che possa diventare una realtà. Intanto ringrazio tutti gli amici di Palermo che non hanno lesinato compagnia, amicizia, acqua, caffè, non ci hanno fatto mancare nulla e li voglio ringraziare di cuore. Grazie a Rosario che da buon padrone di casa ci sta ospitando qui a Palermo. Dopo questi due interventi non saprei effettivamente cosa aggiungere. Il mio appello va sempre fortemente a tutti i siciliani che ci stanno seguendo, non stiamo scherzando, state vedendo effettivamente che il progetto Sicilia, dunque la moneta, non è uno scherzo, ma veramente potrebbe cambiare le sorti della nostra regione, dunque portare a una situazione di dignità a tantissime famiglie che oggi purtroppo patiscono pure la fame. Ringrazio i palermitani che ci sostengono giornalmente, era un dovere da catanese ringraziare i palermitani. Ma la cosa più importante, questo è un appello che lanciamo ai nostri 90 deputati, noi siamo pronti allo svinimento, ora spetta a voi applicare immediatamente l'unica legge all'interno del Parlamento siciliano che parla concretamente di togliere disoccupazione e di dare
il reddito di dignità a tutte quelle famiglie che ne hanno di bisogno. Qual è il disegno di legge? Ricordiamo. Disegno di legge di iniziativa popolare verbalizzato il 27 di marzo, numero 730. All'esame, all'attenzione del nostro Parlamento. Perfetto. E allora, ci auguriamo che diventi quanto prima legge della Regione Siciliana. No, quanto prima delle elezioni. E un'altra cosa, e poi mi accingo a finire, Movimento 5 Stelle, Tancredi, Cappello, Caciocavallo e quant'altro. Siete la vergogna di noi siciliani, perché vi avete girato le spalle, attenzione, avete girato le spalle a una proposta di legge di iniziativa popolare che parla chiaro. Abbiamo individuato con una proposta di legge due punti fondamentali del vostro programma. Il primo, la moneta complementare. Il primo reddito di cittadinanza, e il terzo che era la moneta complementare. Dunque guardatevi allo specchio e dovete dire solo una cosa: non siamo la voce del popolo, ma siamo solo delle persone vendute al sistema. Mi dispiace per tutte quelle persone che si erano illuse di aver votato la voce del popolo. Non è così. Vabbè, la rappresentiamo noi. Forza popolo siciliano, non ci abbandonate, stiamo soffrendo per tutti noi. Viva la Sicilia. Alessandro. Da Palermo è tutto, la Petix. E un saluto dal bassotto. Un c'è vuoto, va bene. Forse che spasciamo, possiamo lo giocare niente.